Da Radio Speranza va ora in onda Un artista al giorno, a cura di Giorgio Del Bono e Diana Ferrante. Salve, allora intanto salutiamo la pittrice amica e che conosco ormai da un po' di tempo, Teresina Radovani. Buongiorno. Poi con noi oggi abbiamo due graditi ospiti, due architetti che in questo momento stanno... è già aperta la mostra, sì, presso il Circolo a Ternino, e sono l'architetto Carlo Formuso e l'architetto Francesco D'Adamo, che buongiorno. Ci parlerà buongiorno. Un po' della loro mostra e anche di altri progetti in corso. Certo. Ok, allora Teresina, partiamo sempre dalla signora, sì. Ovviamente per rispetto per le donne. Ho visto tantissimi tuoi lavori questo periodo fino adesso su Facebook eccetera, so che hai fatto mostre anche fuori all'estero, mi pare che tu sei di dell'Albania, quindi sei stata anche in Albania e hai fatto delle mostre anche lì. Sì, perché ogni anno a Skupari, alla mia città natale, svolgono un salone d'autunno. E lì l'anno scorso sono stata invitata e anche quest'anno andrò con una mia opera che richiama ovviamente l'autunno. Cioè, ho fatto la violoncellista benissimo. E con queste foglie rosse intorno, e sarà l'autunno per Skutari, per Skoder. Bene, mentre parliamo adesso della mostra in corso, con l'architetto... Carlo Formuso, sì. Carlo Formuso. Allora, la mostra in corso è dedicata a Roberto Caprile, un marionettista che faceva non solo marionette, anche burattini e maschere, in cartapesta le maschere in particolare, mentre i burattini e le marionette erano fatti interamente in legno, scolpite da lui. Un artista che era artista per hobby, anche perché si occupava di assicurazioni. Scomparso 18 anni fa, ha lasciato alla figlia, in particolare alla famiglia, una produzione di marionette da un valore a nostro avviso inestimabile, molto particolari. Infatti ne ho viste, io mi permetto di interromperti un attimo, vi ho invitato a questa trasmissione perché passavo al Circolo a Ternino qualche giorno fa e ho visto questa bella mostra di marionette, figure, anche... vestiti, tessuti, sì. Fatti a mano, mi sembra, molto belle e particolari. Allora ho chiesto alla signorina gentilissima che era lì alla console, che gli ho chiesto chi era l'organizzatore, appunto mi ha dato i vostri nomi e mi sono permesso di chiamarti. Sì, grazie. Appunto dicevo, la mostra è importante, purtroppo finisce domani, il 31 di ottobre. Ebbene, allora abbiamo fatto proprio al volo. Sì. Quindi dobbiamo invitare i nostri radioascoltatori a visitare certo, questa certo, mostra. Brava, al infatti. Più presto. Sì, certo. A oggi, perché se domani chiude, vale la pena proprio vederla perché espongono appunto... Appunto dicevo quello, è molto importante dire che questa mostra, come altre future di cui sono in progetto così interessanti, è organizzata dall'Associazione Culturale Nostrarte, una giovanissima associazione culturale che si occupa appunto di promuovere l'arte, l'artigianato, il design sia locale che non sostanzialmente. Molto interessante, sì. Quindi rimarremo senz'altro in contatto. Sai che io c'ho l'associazione... Laboratorio d'arte, sì, culturale. Sicuramente collaboreremo. Facciamo tante cose, certo. Abbiamo fatto, vero Diana? Tantissime, ci sono tantissimi progetti che dobbiamo ancora valutare, preparare, e poi ce n'è quello che giustamente dobbiamo ricordare sempre. Ne abbiamo parlato tanto, sì, ne sì, parleremo. Sì. Teresina, io so che tu, oltre a fare la pittrice, che sei molto brava, io l'ho conosciuta alcuni anni fa, sono andato nel suo studio, ho visto bellissimi quadri. E c'ha proprio questa spontaneità di colore molto particolare che ti prende subito appena vedi i suoi quadri, molto, molto accesi, colorati, molto belli, sì, molto belli, luminosi. C'ha il colore nel cuore, Teresina, gli sì. Ho fatto subito i complimenti. Grazie. Soprattutto predilige, mi pare, il mare, vedute marine, infatti c'è il ponte del mare. L'atmosfera d'Abruzzo in generale. Sì, i miei quadri richiamano tanto il colore. Perché è la vita,
perché tutti abbiamo bisogno di queste spatolate di colori oggigiorno. E richiamo tanto nei miei quadri. Avremo bisogno anche di altre cose, però tanto anche, facciamo questo. Anche, però nelle nostre possibilità sono queste pennellate e diamoci, certo, no, tutti lì. E nei miei quadri si richiamano tante le atmosfere marine e anche l'Abruzzo in generale, perché è stupenda, mi ha ospitato, mi ha accolta, è bellissima. E siamo orgogliosi di questo. Ecco. E grazie a voi per tutto, perché è stupendo. Con voi abbiamo svolto tante attività, tante manifestazioni, e tra quelli il Ponte del Mare, l'edizione, tante edizioni del Ponte del Mare. Sì, ne abbiamo fatte 5, ne abbiamo quest'anno. Penso che farò una cosa diversa, però adesso è ancora tutto qua. No, è stupendo. Magari anche degli architetti. Volentieri. Perché è ben svolta, poi, cioè l'importanza di quell'evento è veramente ti colpisce, come è organizzata, come è ben fatta. Complimenti. Grazie. Adesso parliamo un attimino con l'architetto D'Adamo, che ci illustrerà un attimino cos'è questa associazione, di cosa si occupa, si occuperà, quante ne siete, cioè insomma, sì, deve crescere. Sì, deve crescere. E volevo citare la nostra presidentessa, l'architetto Sabrina Fornaroli, che attualmente si sta occupando della diffusione didattica dei temi della mostra. Infatti proprio questa mattina c'è l'ultima scuola che è presente, sì. Sia attraverso dei laboratori e sia attraverso spiegazioni didattiche appunto sul processo formativo della Maglioretta. Avete organizzato gite scolastiche alla mostra? Sì, sì. Sì, sono venuti? Sì, questa settimana è stata molto dedicata praticamente tutte le mattine a scuole che vanno sia dal grado elementare fino al grado medio. Io quando insegnavo al liceo artistico a Firenze spessissimo portavo gli allievi a visitare mostre di questo tipo. Riteniamo importante infatti la diffusione della cultura artistica e quindi del gusto del bello proprio per quanto riguarda la formazione, quindi partendo dal bambino, andando avanti fino al ragazzo, ci proponiamo appunto di instaurare un gusto del bello e dell'estetica che secondo noi è fondamentale. Fondamentale, che manca un pochino adesso anche la cultura, anche nelle scuole, quindi sì, dover affrontare questo argomento anche all'esterno è molto molto importante. Io sto cercando di promuovere queste iniziative l'estate, non so se... Sì, ho visto le tue, sì, ho visto. Faccio spesso estemporanee collettive con i bambini della spiaggia, negli stabilimenti balneari. Quest'anno ne abbiamo fatti una quindicina, l'anno prossimo penso che ne faremo anche di più, perché forse avremo degli sponsor che ci danno una mano, eccetera. Cioè sono giornate dedicate alla pittura, i bambini fanno un lavoro su tavolette che porto io, ispirate al mare, alla spiaggia, eccetera, eccetera. E poi altri progetti? Sì, abbiamo un progetto prossimo per gennaio, una mostra che svolgeremo sempre, ci sarà sempre l'opportunità dei locali del Circolo Ternino, grazie all'assessore alla cultura ovviamente che ci ha permesso di farlo, è una mostra sulla comunità cinese in Italia, una mostra fotografica fatta da due giovani artisti. In particolare uno è fotografo, l'altro è un ceramista. Hanno visitato un po' tutte le città dove ci sono le più grosse comunità cinesi in Italia. Quindi una fotografia di quello che fanno sostanzialmente, come vivono, come lavorano. Bello, molto molto interessante. Molto interessante, sicuramente. Mi piace questa cosa. Senti, architetto Carlo, sì. Ti posso dare tu? Sì. Certo, sicuramente. Visto che lo stai facendo lì a Circolo Ternino, cosa ne pensi del Circolo Ternino, in due parole? È una bellissima struttura che va valorizzata però, ulteriormente. Bravo, infatti questo volevo dire. Senti, ok, questa poi sicuramente ne parleremo anche più diffusamente di questa iniziativa che farete. Grazie. I progetti di... I miei progetti del futuro saranno la mostra a Scutari, la personale che farò a Bologna a Artebo con l'associazione Artebo di Bologna e poi ci sarà Arte sotto i portici a Pescara con... Certo, beh.
non ne parleremo con gli architetti. E poi sarà la collettiva del premio D'Annunzio, che si svolgerà adesso a novembre, da 13 a 30, a 30. E poi si vedrà. Bene, ti ho visto tantissimo quest'estate. Ho lavorato tanto, sei stato anche col console, mi pare, di Albania. Sì, abbiamo fatto un incontro e una mostra con l'ambasciatore albanese a Roma, e lì è stato un altro affronto con le bellezze d'Italia e dell'Albania. Certo, cioè, a proposito di questo, com'è l'arte in Albania, cioè questa corrente artistica? C'è qualche movimento particolare importante? L'arte è molto sviluppata, perché dai tempi del comunismo, diciamo, è stato molto molto sviluppato, è stato tutto dato gratuitamente nelle scuole, dall'infanzia si studiava l'arte, il balletto, la pittura, canto, tutto. Di conseguenza siamo tutti abituati a sentire, a vedere e a gustare il bello. Questa conosciuto è bello, prestissimo, sì, questo. Allora sì, ci trasferiremo tutti in Albania. Ah, vero, sì, è possibile. È bello. Perché in Italia lo possiamo dire la stessa cosa, insomma. Pescara perlomeno. È un peccato. Cerchiamo di fare Pescara, ma sempre sbattendo la testa contro i muri. Ma lì è veramente molto, ma molto sviluppato. Cioè, ci sono delle strutture particolari, sì, perché ospitano, sì, mostre. Le gallerie, i comuni sono molto prepositi a dare una mano a tutte. Ma sono a pagamento queste cose? Questi gratis, gratis ancora. Invece la Ternino si paga. Per fortuna, grazie all'assessore in carica, non abbiamo pagato. Ah, questa è già una cosa positiva. Meno male, perché di solito si paga salato. No, appunto, io volevo proporre all'assessore, che conosco molto bene, è venuto anche all'inaugurazione, sì, della nostra mostra al Circolo del Mare, al Ponte del Mare, venne lui invece del sindaco, perché il sindaco era stato appena eletto, e ho visto, abbiamo fatto conoscenza, abbiamo parlato di questa situazione del Circolo a Ternino, che andrebbe valorizzato. Visto che voi siete architetti, io volevo proporre una certa cosa all'assessore, al sindaco, di usare questo Circolo a Ternino come in tante altre città, fare proprio un circolo artistico, cioè un circolo culturale lì dentro, con noi presidenti di associazioni a turno, ogni anno, ogni due anni, non lo so, che gestiamo questo circolo, in modo che possiamo scegliere, organizzare, adattare e fare più pubblicità a questa struttura. Quindi fare un circolo come c'è a Firenze, c'è a Bologna, c'è in tutte le città, a Roma, circolo degli artisti. Creare un polo artistico, sì, diciamo. Circolo degli artisti, sì. Firenze sembra è una buona idea. Circolo degli artisti. Magari col vostro appoggio facciamo un gruppetto, andiamo a chiederlo e facciamo questa proposta di avere questo circolo a turno, noi presidenti, noi associazioni, che poi possiamo usare, cioè organizzare al meglio. Benissimo. Diana ci deve dire qualcosa di personale. Guardi, no, quella cosa è ancora, diciamo, in alto mare. I lavori proseguono nel mio atelier, l'atelier che devo aprire a Pescara, e quindi i lavori in corso, difficoltà. Molto bello, molto bello. Hai visto? Sì, sì, perché sì. Fuori è tutto mattone, bello, antico. Dentro invece tutto nuovo, con le finestre. Sì, sì, sono tutte volte. Alluminio, sì, sì, sì. È proprio bello, sono tre stanze, poi lo diremo. Sì, lo diremo, perché in questo momento faccio un po' fatica con le utenze, ecco, devo dire. Le utenze, soprattutto a pagare, si fa fatica. Sì, beh, quello è un altro discorso. Però... l'architetto agli occhi azzurri... D'Adamo. D'Adamo. Sì. Voi avete studiato architettura a Pescara? Sì. Con chi? Con tanti professori. Tanti professori. Perché ho dei colleghi del liceo che hanno insegnato, cioè, erano sono architetti. Sonzini, poi c'era... quello alto, come conosco, si chiama? Molto bene, il professor Tenaglia. Sì, tutti, sì, ex liceo artistico. Quindi vi siete trovati bene a Pescara? Sì. Ma voi non siete di Pescara, di dove siete? Io sono Carlo Formuso, sì, ovviamente, sono di Grottaglie, della provincia di Taranto. Sono arrivato qui 22 anni fa e sono rimasto a Pescara. Appena nato sei arrivato? Quasi.
Diciamo così. Io sono di Vasto, in provincia di Chieti, però sono di circa 19 anni anche io qua a Pescara. C'è la voce da attore. Beh sì, beh. La ringrazio. E da modello, come oltre ha detto avere te. Presenza, sì, veramente adesso peccato. L'occhio d'artista subito non ha fatto. Il video, ma veramente potrebbe fare modello anche... con le sfilate, non so se gli hanno proposto. No. Sinceramente no. Bene, per concludere, mi pare che mancano pochi minuti. Teresina, quindi questo lavoro che hai fatto con Albania ti ha arricchito questa molto, molto, mi ha arricchito e mi ha dato tanto, tanto soddisfazione anche, perché dopo 16 anni che sto qui in Italia, ritornando lì a riprendere l'attività in quel momento artistico, perché facevo ingegnere meccanico a Scutari, riprendendo il collegamento con l'arte, è stupendo. E vi invito fine anno con l'associazione Leo, mm-hmm, e l'incontro con artisti che svolgeranno alla Galleria Serafini delle mostre per fine anno. Sicuramente. Sì, abbiamo invitato anche Fabrizio Serafini, ma oggi aveva un impegno, quindi è rimandato, penso per la prossima settimana, ci illustrerà. Sì, vi ringrazio per questo invito. Figurati. Grazie a te. Grazie ancora a tutti. Io ho chiesto a Diana, perché non riesco mai a parlare con te, se sei disponibile, e gentilmente lei si è offerta a fare da intermediaria. Veramente oggi c'era un'altra artista che... Chi è? E non c'era Mira quest'oggi. Mira mi ha telefonato, non può, verrà giovedì. Quindi sarà per la prossima volta. Anche lei sta preparando l'atelier. Quindi... Ah, bello. Ai Colli. Sta strutturando questo locale, sì. Che dove soprattutto ci lavorerà per dipingere, perché ha fatto tantissimi quadri con me, era una mia allieva nel mio studio, e ha fatto tantissime opere che non sa dove mettere, quindi ha bisogno per forza dello spazio. Infatti devo dire la verità, è mio marito che è stato più, cioè è stato propenso a dire va in. Perché non mia c'è più spazio. Dice la stessa cosa, mia moglie dice la stessa cosa, infatti i quadri miei, se venite nel mio studio magari un giorno farete una passeggiata, ce ne ho pochissimi, perché li vendo anche a poco, ma li vendo per liberarmi, perché sì. Non li metto, ultimamente ne ho venduto uno a 150 euro, ma è regalato, cioè voglio dire, non è per, soprattutto per liberarmi da questi, perché ne ho fatti tanti, ormai alla mia veneranda età ho iniziato a dipingere a 20 anni, a 15 anni, 18 anni. Quindi li do, li regalo, li metto in giro, anche perché qua devono girare. Bellissimo. Invece Teresina ce n'ha tanti in casa. Io ce ne ho tanti anche fuori, anche per fuori. Fortuna. Perché, ma per dell'ultima mostra, che la mostra personale che ho svolto a Palazzo Sirena a luglio, sì, di quest'anno, ho scontrato un interesse delle persone che hanno acquistato altre volte le mie opere, e questa cosa mi ha reso felice particolarmente, perché se uno, ecco, se uno si ritorna, certo, l'ha apprezzato il primo. Sì. Ma quindi... una cosa bellissima, sì, poi molti, diciamo, acquirenti si affezionano, è vero, è successo anche a ti me. Cercano, sì, poi. Ti cercano. Ok, e quindi dipingere è bellissimo, lavorare con l'arte, è vero, architetti, è una cosa bellissimo, che ci fa particolarmente piacere. Volevo ricordarvi, Carlo e Francesco. Carlo e Francesco, e che presto ci risentiremo per fare la proposta magari all'assessore o al comune, per quello che ho detto, e poi vi voglio parlare della mostra che stiamo organizzando, Arte sotto i portici, che faremo a fine dicembre. Fine dicembre, dove? A Piazza Salotto. Nei giorni 19, 20 e 21, comunque poi vedrete i manifesti, sì, vedrete tutto, sì. Abbiamo a disposizione i portici di Piazza Salotto, quasi tutti, ho delle piantine, poi vi farò vedere, magari ve le faccio, fatto io la piantina, non criticate, io ho fatto anche delle belle arti, ma non sono architetto, volevo fare architettura, ma non ho avuto voglia di studiare matematica, quindi ero andato a Venezia, ho fatto il primo anno, allora, però la matematica allora ho ripiegato, non è che ho ripiegato, perché a me piaceva l'accademia veramente, però i miei, ma meglio architettura, quella, vabbè, perché sto dicendo questo?
per la piantina di Piazza Salotto. Ecco la piantina, quindi non mi criticare, ma non vedete, è fatta a mano, un po' occhio, però le misure sono più o meno quelle. Ho contato i cosi, i quadrettini, no, le colonne. Quindi cantando le colonne mi sono regolato più o meno. Ho fatto questa piantina con i nomi dei locali, sono sì. Arlini, insomma tutti sì. quelli intorno che hanno aderito. Attività commerciali che attività stanno commerciali, sì. brava. L'assessore poi mi ha detto, l'assessore al turismo Uzzi, mi ha detto che ci darà anche il gazebo centrale, quello trasparente, mm-hmm. ci darà anche mm-hmm. quello per quelli 3-4 giorni dove potremo anche mettere opere, fare tra le persone, dare dei plan, pubblicità dei sì. pittori che espongono, sì. eccetera, eccetera. Poi ve ne parlerò meglio magari successivamente, magari in un'altra trasmissione che faremo, perché con voi poi vorrei parlare anche con qualche artista e con qualche critico, vorrei fare una domanda, dove va l'arte in Abruzzo, ecco, una cosa del genere per fare un dibattito. Faremo prossimamente quindi una trasmissione su questo argomento. Perché secondo me sono troppi artisti, però questo lo dico, qui lo dico, qui lo nego. Uh-huh. Ti hanno sentito un po' tutti? Rimane tra di noi. Rimane tra di noi. Ok, io ringrazio i nostri architetti, Riccardo Formuso e Francesco D'Adamo. Grazie a voi. E la nostra artista Teresina Radovani. Grazie tante a voi. A risentirci, alla prossima. Grazie. Risentirci. Grazie. Abbiamo trasmesso Un artista al giorno, a cura di Giorgio Del Bono e Diana Ferrante. Thank you.